Con la speranza nel cuore, il sorriso sulle labbra e la gioia negli occhi sono arrivati a Lucca 25 bambini sahrawi di età compresa tra i 6 e i 10 anni, ospitati come ogni anno per una settimana da alcune famiglie lucchesi grazie alle associazioni Calama e Caima. I bambini, che complessivamente resteranno in Italia per 2 mesi, provengono dai campi profughi del sud dell'Algeria. In questo periodo di vacanza potranno essere sottoposti a visite mediche complete, alcuni richiami sanitari, oltre a godere di soggiorni al mare o in montagna. La delegazione, ricevuta a Palazzo Ducale dall'assessore alle politiche sociali Federica Maineri e dai rappresentanti dei 13 comuni che hanno aderito al patto di amicizia e solidarietà con la Repubblica Araba Sahrawi Democratica in occasione della giornata nazionale del Sahrawi Day, saranno poi impegnati anche in una serie di eventi ed incontri che hanno sia lo scopo di destare l'attenzione sulla presenza dei bambini italiani e sulla questione del Sahara occidentale, sia quello di rinsaldare il rapporto tra la comunità lucchese e questo popolo, che vive una situazione di grave disagio umanitario e di negazione del proprio diritto all'autodeterminazione. Dal 1975 il popolo del Sahrawi subisce infatti l'occupazione del Marocco ed affronta una situazione di forzata divisione.